Filosofando, miglior dialogo filosofico. Eh sì, piaciuto questo. Da Palestrina al liceo Eliano Luzzatti porta un testo che rappresenta l'essenza profonda, spesso, di concetti filosofici, l'utopia. Eleonora Scaccia! Eleonora Scaccia dal liceo Eliano Luzzatti di Palestrina, il suo testo si chiama Utopia. Questo è Filosofando, miglior dialogo filosofico. È lunga la strada per arrivare sul palco, chilometri e chilometri tra stelle luminose scintillanti. Vengono direttamente dalla provincia di Roma, da Palestrina. Ciao. Ciao. Avete bisogno di due microfoni? Provate i microfoni. Prova. Prova. Certo, non api, che strani questi umani, sempre di corsa, non si fermano mai, non fanno attenzione, sono così distratti, disse la piccola ape di nome Vero. Già, sono così distaccati dal mondo, non si accorgono di ciò che li circonda, con i loro occhi dietro lo schermo, incapaci di riconoscere la felicità, disse nonna ape. Ma perché, nonna? Tu sai che cos'è la felicità? Si vede, si tocca, com'è? Che cos'è? Beh, la felicità, fammi pensare... Non saprei, la felicità è... disse spiazzata la nonna ave. E allora nonna, dai, non farmi aspettare. Su, che cos'è questa felicità? La conosco? L'ho mai vista? Provata o toccata? Gridò Vera. In realtà non saprei, disse la nonna. Allora sai cosa farò? Mi metterò in viaggio e cercherò per te, per me e per tutti che cos'è la felicità. E così disse e così fece, la piccola ave operosa si mise in cammino. Giunse così nella prima terra, era un luogo buio e freddo, sembrava dimenticato da tutti, pieno di polveri, di sporcizia, di piccoli corpi, fermi, immobili e rossi a terra. Qui c'era un bambino. Ciao, io sono Vera e sto cercando la felicità. Tu chi sei? Ne sai qualcosa? Salam, io sono Assin. Non saprei che dirti, solo a tratti ne ho sentito parlare. Forse lo sa mio padre, ma non credo che ora possa aiutarti, perché è lì, che è da un po' che riposa, hai chiuso gli occhi. Ora mi dispiace, devo andare, ma forse una risposta te la potrei dare. Per me la felicità è non combattere in guerra, ma giocare con la terra. La seconda terra era abitata da un uomo solo, fragile, scarno e triste in viso, con mille rughe, ognuna è traccia del suo sofferto destino. Tu sai cos'è la felicità? L'anziano uomo con flebile voce disse... Sono solo e stanco al mondo. Ancora molto ho da imparare. Ormai ho vissuto tanto e di una cosa non potrei dubitare. Per me la felicità è poter danzare un'ultima volta con mia moglie, vedere il volto della mia bimba mai nata, rincontrare mio padre e giocare con lui, a pallone, correre e saltare. La piccola Beverosa era davvero stanca e confusa. Com'è possibile che un singolo concetto, come la felicità, sia così diverso per ogni uomo? C'è chi la ritrova nel denaro, chi nella tranquillità, chi nelle piccole cose. Ormai Vera era arrivata fino in cima al mondo, ma ancora si domandava che cos'è la felicità? Tutto d'un tratto un vecchio e saggio uomo, con una lunga barba bianca, si alzò. Vera, ancora non hai capito che cos'è la felicità? La incredula sbarrò gli occhi. Ma lei chi è, signore? Come fa a sapere il mio nome? Sa forse rispondere al mio quesito? Il vecchio saggio disse, Vera, cara Vera, in questo tuo viaggio hai incontrato molti uomini e ognuno vedeva la felicità in maniera diversa. Ma devi capirli gli uomini, pieni di difetti, che portano sulle spalle il peso del loro destino, che li ha forgiati, li ha cambiati, talvolta in maniera irreversibile, e ha distrutto tutte le loro certezze, come il mare con i castelli di sabbia costruiti dai bambini. Ma non si tratta sempre di un fenomeno negativo, poiché dopo ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Tutto ciò ci fa capire che la felicità è un dono a portata di tutti e che non sempre si riesce a vedere, ma che comunque è lì con noi. La felicità è l'essenza stessa della vita, è il sorriso di un bambino, l'armonia della natura, una visita inaspettata.
La felicità è la consapevolezza dell'incertezza del domani e perciò è vivere meravigliandosi di ogni cosa. Liceo Eliano Luzzatti, Eleonora Scaccia. Eleonora chi è? Eleonora Alessia. Ok, grazie ragazzi, bravi, complimenti.